Siamo alla fine della conferenza. Se ci sono altre domande, che si facciano subito, perché tra 10 minuti dobbiamo chiudere questo incontro. No, voglio chiedere una cosa. Pronto? Presidente? Sì, dov'è? Qua. Sì. Sì, no, buongiorno, Presidente. Buongiorno. Innanzitutto la ringraziamo per questi 4 anni che ha preso la strada dal fallimento e ci ha portato in Serie B. Però le volevo chiedere una cosa, sono passati 4 anni e non si vede niente a livello di settore giovanile, perché noi se vediamo Udinese, Atalanta ed altre società fanno i propri fondi, li prendono dalla vendita di giocatori, 2 o 3 giocatori all'anno. Noi se non facciamo un grosso settore giovanile e impianti per il settore giovanile, non serve, la struttura è molto bella. Però è un problema che noi tifosi ci auguriamo che la farete il più presto possibile. Però noi vogliamo sapere, Presidente, ma che Salernitana vedremo al prossimo campionato? Perché quello che ci preme di più a noi, poi io credo che le società devono chiarirsi con le amministrazioni, se sia di destra o di sinistra, perché se non si chiariscono non andremo da nessuna parte, perché la Salernitana può andare avanti e può raggiungere di nuovo la Serie A se tutti andiamo, remiamo per la stessa barca, perché se no così non andremo da nessuna parte. Grazie. Allora, la risposta al settore giovanile: noi lo abbiamo trascurato per vari motivi. Il primo anno dovevamo fare la squadra, non avevamo il tempo di organizzare il settore giovanile. Il secondo anno abbiamo iniziato ad organizzarlo, ma avevamo difficoltà logistiche. Il terzo anno abbiamo investito nella B e ho detto, mantenendo la promessa, il quarto anno sarà l'anno degli investimenti in infrastrutture. Quel progetto che vedete alle mie spalle è un progetto nell'area del Volpe per realizzare 4 campi di calcio destinati anche al settore giovanile, perché vi assicuro che una delle voci negative della Salernitana è proprio la voce trasporti, fitto di campi, alberghi. Guardate che noi col settore giovanile andiamo a giocare le partite a Casal Velino perché non abbiamo i campi, ci alleniamo grazie a un accordo con la Pennitalia perché non ci sono i campi, andiamo a giocare ai campi dell'Università di Fisciano, a Casignano, a Baronissi, ad Antessano, facciamo il pellegrinaggio in tutta la provincia con costi di trasporti, di pullman e quant'altro. Il progetto del Volpe, le spiego, io allora ho saputo, no, io ho parlato con le istituzioni, con l'amministrazione, perché non sono un avventuriere e non presento i progetti perché me li sogno la notte e li presento al comune, prima cosa. Questo progetto è stato discusso ed è stato presentato su un'area che in parte è comunale e in parte è privata. Il progetto prevedeva la realizzazione in un primo momento di 2 campi, quello attuale dove è il Volpe e il Palatulimieri e quello sulla destra dove c'è il vecchio impianto di depurazione. Avevamo presentato un progetto con investimento privato che chiedeva anche aiuto ai fondi del credito sportivo. Questo progetto è stato bocciato, lo abbiamo saputo tramite una TV locale perché non abbiamo avuto nessuna comunicazione, perché non rispetterebbe le previsioni di piano regolatore. Io credo che le varianti, quando si vogliono fare, si fanno per tutti. Per la Salernitana le varianti non si fanno e non sono state fatte. Questa è la risposta. La squadra del futuro parte da domani, perché prima di credo che il messaggio oggi sia stato recepito a chiare lettere e credo che la stampa non potrà equivocare oggi, perché avete ascoltato voi tifosi. Il progetto parte non da domani mattina, ma da un minuto dopo che usciamo di qua, perché incominciamo a parlare con l'allenatore, con i calciatori, con i vari procuratori, ma il messaggio che deve passare finale di questa conferenza stampa è questo: noi siamo qua, garantiamo l'iscrizione al campionato, continuiamo con un progetto sulla base
di ricavi e costi. Non faremo quello che non possiamo fare, quello che non possiamo mantenere, se gli scenari e le cose future non cambieranno. Siamo disponibili al passaggio del testimone, se arriva qualcuno più bravo di noi che vuole investire in presenza di un progetto serio e valido per il bene di Salerno e della Salernitana. Quindi più di questo non credo di dovervi dire. L'Ippocampo venerdì presento l'offerta e lo ribadisco, e credo che oggi chiarezza è stata fatta, perché noi parliamo sempre con i fatti e continuiamo a farlo. Grazie a tutti, grazie per essere intervenuti. L'uscita è dalle porte dalle quali siete entrati. Grazie.